Ed eccoci al centro commerciale. Andiamo a fare un po' di compere. Finalmente si può uscire e andare nei negozi che ci piacciono a noi. Grande. Qui ci sono le locandine dei film. C'è Parasite. Mulan. Non vedo l'ora poi di ritornare al cinema. Faccio i miei acquisti, adesso andiamo a fare un po' di spesa. Di ritorno. Come acquisti ho preso questo cappello, come potete vedere, un paio di ciabatte della fila e, cosa più importante, questa. Un treppiedi per fare i video. Addio metodi tradizionali. Tra la spesa di oggi ho acquistato questa testa di salmone. Chissà cosa ne uscirà fuori. Continuate a vedere il video. Poi una chicca solo per voi. Direttamente dal mondo di Demon Slayer, ecco a voi il vino glicine! A parte gli scherzi, poi lo beviamo insieme, in compagnia. Dalle terre siciliane. Bene, non ci resta che andare a cucinare. Oggi andremo a preparare il ramen. Ecco gli ingredienti. Porro, cavolo cappuccio rosso, il verde del cipollotto, salsa di soia, ingrediente segreto, due porzioni di noodles, zenzero, seppie, gamberetti e testa di salmone. Accendiamo i fornelli. Mettiamo dell'acqua in una pentola e lasciamo bollire. Nel mentre andiamo a tagliare ad anelli le seppie. Ed eccole qui, tutte tagliate. Dopodiché puliamo il nostro tagliere. Procediamo con lo zenzero. Togliamo via tutta la buccia. Poi lo andiamo a tagliare. Mettiamo via il nostro zenzero e prendiamo il porro. Del porro per il momento ci serve solo questa parte qui, quindi facciamo molta attenzione. Incidiamo. Ed apriamo. Incidiamo. Ed apriamo. Dobbiamo fare la metà. Ecco, in questo modo. Benissimo. Con il porro che ci è rimasto facciamo delle rondelline, più sottili che possiamo, in questo modo. L'acqua incomincia a bollire, quindi prendiamo la nostra testa di salmone e la adagiamo molto delicatamente nella pentola. Ci aggiungiamo anche lo zenzero.
Ci aggiungo anche l'ingrediente segreto, mi dispiace non poterlo dire, però è una ricetta segreta. Puliamo di nuovo il nostro tagliere. Prendiamo il nostro bel cavolo cappuccio e lo andiamo a tagliare a metà. Guardate che bellezza! Tagliamo il nostro cavolo cappuccio a julienne. Direi che così può bastare. Mmm, che profumino! A questo punto andiamo ad aggiungere le nostre serpie tagliate. Un paio di minuti prima della fine cottura aggiungiamo i nostri gamberetti e mescoliamo. Prendiamo l'ultimo ingrediente e lo andiamo a tagliare in questo modo. Ci serve solo il verde del cipollotto a noi. Una volta tagliato lo mettiamo da parte. Il nostro brodo di pesce è pronto, possiamo spegnere i fornelli. Lasciamo da parte il nostro brodo, però ne prendiamo una parte e lo mettiamo in un altro pentolino. Una volta portata a ebollizione, mettiamo le nostre due porzioni di noodles. I nostri noodles sono pronti, andiamo ad impiattare adesso. Prima di tutto mettiamo sul piatto un po' di salsa di soia. Non ci resta che aggiungere il nostro pesce. Ah, che bontà, che bontà. Aggiungiamo anche un po' di testa di salmone, in questo modo. Poi mettiamo il cavolo cappuccio come decorazione. Guardate qua che splendore, prende colore. Dopodiché prendiamo due bianchi di porro e li andiamo a mettere lì. E come tocco finale andiamo ad aggiungere il cipollotto che abbiamo tagliato. Che splendore! Ed ecco il mio ramen. Non ci resta che assaggiare. Itadakimasu! Eccezionale, si sente tutto il sapore del mare. Lo accompagniamo con il vino glicine. Alla salute! Eccezionale anche questo. Spero vi sia piaciuto questo video, io mi sono divertito a cucinare e a mangiarlo. Ad un prossimo video, ciao!